il trauma del terremoto non è un qualcosa che passa subito, ma te lo porti dentro, io dico sempre, infatti c'è una vita pre-terremoto e una vita post-terremoto. Il doversi mettere in campo per sostenere gli studenti, riorganizzare le attività didattiche, riorganizzare le attività del museo è stato sicuramente uno stimolo importante, qualcosa che ha consentito anche di superare i momenti di difficoltà, di tristezza, perché comunque c'è una casa terremotata, insomma. Il terremoto è un trauma collettivo e, essendo trauma collettivo, è meglio se lo si elabora in maniera collettiva. Quindi è utile l'aggregazione, è utile stare insieme, ma è utile anche elaborare a livello psicologico quello che ci è successo. Ritrovarsi con i cittadini che avevano i tuoi stessi problemi, anche quello è stato un modo di sostenerci a vicenda, cercando di immaginare un futuro comunque per questi territori che all'inizio, insomma, è stato anche difficile immaginare, perché insomma c'è veramente un prima e un dopo questo terremoto. Rendere più efficace la risposta all'emergenza passa anche per evitare la disgregazione della comunità, rispettarla, mantenerla assieme e al tempo stesso consentire di elaborare assieme il lutto di quanto è successo, non solo la scomparsa di amici, di cari, ma anche la scomparsa dei luoghi di aggregazione, dei luoghi di convivenza comune quotidiana.